Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Dunque, in Australia è diventata legge il diritto alla disconnessione, se ne parlava da tempo. Che notizie si hanno sull'applicazione e i vantaggi di questa legge negli altri paesi che già l'hanno? 9 paesi oggi hanno una normativa sul diritto alla disconnessione, tra i grandi paesi c'era la Francia, la Spagna e appunto l'Italia, non c'era la Germania per esempio. Ecco, il diritto alla disconnessione come diritto generale al di fuori del lavoro hard, dello smart working, nel cui settore oggi è riconosciuto, forse questa è una tematica, diciamo, da affrontare. Quindi ancora molti paletti, diciamo, visto che i datori di lavoro australiani non sono molto contenti, dicono che l'applicazione è difficile. Insomma, dove sta, dove finisce la barriera dell'attività personale e quella lavorativa? In fondo io anche ho una mail di lavoro nel quale però girano anche cose personali all'interno, quindi forse è difficile filtrare esattamente cos'è lavoro e cos'è non lavoro? Allora, questo non è così difficile, nel senso che in Australia giungono, diciamo, 3 anni dopo il dibattito che è ancora in corso nell'Unione Europea. Per esempio in Italia il 7 dicembre del 2021 Confindustria e sindacati hanno siglato uno specifico protocollo sul lavoro agile nel settore privato, dove l'articolo 3, se non ricordo male, si disciplina, si regolamentano le modalità pratiche della disconnessione. La disconnessione che cos'è? È il diritto a non essere reperibile, quindi a disconnetterci dalla email, dalla connessione internet, da WhatsApp, da tutte quelle tecnologie e tool ormai parte del rapporto di lavoro che rendono sostanzialmente online il lavoratore 24 ore su 24. Quindi la nostra normativa è una normativa abbastanza intelligente, perché dice a un certo punto sì, hai diritto di disconnetterti, ma puoi concordare con il tuo datore di lavoro dei periodi di reperibilità per le urgenze, perché quello che dicono le associazioni, chiamiamole così, confindustriali australiane, e cioè il fatto che non si capirà più quando si può contattare il lavoratore, proprio per quello che dice lei, e quando il lavoratore invece non si può contattare, ecco, questo è il vero punto. Però io penso che nella nostra normativa gli accordi ormai anche storicamente consolidati tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro rendono le modalità pratiche di attuazione del diritto alla disconnessione piuttosto chiare. Ecco, forse questa legge e proprio la pandemia e la successione del successivo smart working forse ci ha aiutato, no, a delimitare bene le zone di disconnessione. Guardi, allora, la pandemia, l'unico aspetto positivo è che ha comportato un enorme balzo culturale del nostro paese, perché le ho detto, la legge sul lavoro agile esiste dal 2017, ma nessuno la applicava, le videoconferenze, le videochiamate, il lavoro agile, è ovvio che lo smart working ha rappresentato un enorme avanzamento culturale del popolo italiano che non era così abituato all'impiego delle tecnologie. Ma ricordiamoci che il lavoro agile significa quell'organizzazione del lavoro che prescinde dalle 8-17, dal lavoro, diciamo, dall'orario di lavoro fisso che uno ha andando nell'ufficio fisico. È proprio questa la ontologia, diciamo, la caratteristica del lavoro agile, che si va per obiettivi, non per orario di lavoro, per diciamo, impostazione dell'organizzazione del lavoro più rigida. Quindi già il lavoro agile prevede in sé una disconnessione. Dopodiché la disconnessione, quello che qualcuno ha detto durante la pandemia, lavoro di più perché sono sempre online. Questo è derivato dal fatto che all'epoca si poteva mettere in smart working un lavoratore senza accordo che prevedesse le modalità, oggi non è più così. Quindi in realtà si tratta semplicemente non tanto del trascorrere del tempo che chiarirà quanto disconnetterci o meno. Le regole e le modalità le abbiamo già scritte, sono scritte anche piuttosto bene. Ovviamente varia il contesto, la grande azienda piuttosto che il piccolo ambiente lavorativo avrà esigenze diverse anche tema di utilizzo di strumenti e del diritto alla disconnessione, e quindi nel quel contesto specifico andrà regolato alla luce delle norme generali di cui abbiamo parlato. Avvocato Alessandro Del Minno, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci.